Senti, ma in Francia stai lavorando ancora in televisione? Al stesso tempo. Sempre il pendolare? Sì, e anche adesso un po' come a Radio 2. Io ho fatto Radio 2 questa settimana, X Factor, The Voice e Radio 2 BBC in Inghilterra. E dunque sono stato così, adesso sono qua. Beh, però stai bene. Molto bene, ti vedo. Sì, sto bene. Molto sto sereno, bene perché... tranquillo. Sì. Venus, ok. Yeah. Questa mattina ho ripassato il video di questa canzone, l'ho guardato su YouTube e ho visto che ha 95 milioni di visualizzazioni. Sì, per ma dire, adesso, wow, adesso è un successo clamoroso, no? Sai che io quando ho fatto, quando ho conosciuto Ariana Grande, lei era una Nickelodeon kid, ok? Allora c'era uno che mi ha detto, dai, questa ragazza è molto forte, perché non fai qualcosa con lei? Io sono un po' il tastemaker per i giovani pop, ma molto giovani. Io ho detto, no, non cioè, voglio... l'assaggiatore, sai? Io sono un assaggiatore, bravo, sì, ma dopo quando loro il diventano... quando loro diventano enormi, mi lasciano! Un po' così la vita. Allora Nickelodeon ha detto prima. Sì, Nickelodeon che è un canale di ragazzini. Lei faceva veramente televisione per molto giovane. Certo. Sai che da noi non c'è voglio farlo, ma abbiamo fatto questo video. Io ho dovuto cercare i soldi perché anche la mia compagnia discografica non avevano voluto fare la video. Adesso siamo a 100... non lo so, 30 o 140 milioni di visualizzazioni. Noi in Italia non siamo ancora abituati a questi cantanti così giovani e così famosi, no? Abbiamo un po' di pregiudizio. Perché? A livello di mercato, non lo so. Ma come so. Shawn Mendes, per succede esempio. Così, succede così. Sì, anche per esempio, quando io ho scelto la canzone di Taylor Swift, veramente è importante capire che in Inghilterra, in America, in generale, questa ragazza è molto rispettata adesso, perché è giovane, è pop, non si vergogna, lei scrive tutto questo, è molto politica adesso anche, sì, è molto impegnata, intelligente. E c'è anche un certo carattere, credo, sì. Mi sembra una donna con le palle, come sì, diciamo una piccola noi. Hillary Clinton, diciamo. Hai nominato Hillary Clinton, io vorrei fare una piccola rassegna stampa sull'attualità dal punto di vista di Mica, per allora, darvi l'idea di come il ragazzo si è ormai ambientato nel nostro paese. Mi sono sveglio italiano perfetto meglio adesso. Di te. Ma quasi. Io ho fatto perché mi sveglio adesso e c'è sempre questo beep beep beep, la mia suoneria, come si dice? Suoneria per svegliarmi, per venire qua fresco e bello. E io prendo il mio telefono e sul mio telefono adesso c'è questa applicazione che mi dà una sorta di raccolta. Rassegna stampa, sì. Allora, questi sono le più grandi storie apparentemente secondo il mio telefonino. Kim Jong-il, il figlio di Kim Jong-il, Kim Jong-un, ha deciso che tutti devono avere gli stessi capelli, stilo di capelli. Da un po' di tempo questo. E taglio obbligatorio. Taglio obbligatorio in Corea del Nord. Ma adesso anche il stilo è obbligatorio. Sì. Ma avete visto il stile di Kim Jong-un? Non è bello. Sì, ma anche tanti prodotti. Uno deve mettere tanti. Io sono abituato a manipolare i miei capelli. Sono praticamente rasati e lati con un ciuffo molto sollevato. Rasati e dopo sollevato. Con un po' di come si chiama? Saresti benissimo. Col foam. No. Foam, gel, lacca. Hair dryer. Ah sì. No. La lacca. È molto difficile. Io ho paura per tutti gli uomini di certo. Look at that. Guarda, sì. Pazzesco. Bellissimo, riassomiglia a Elio un po'. Un pochino, sì. Potrebbe essere uno dei look di Elio delle prossime puntate. Allora, la seconda storia sul mio telefonino è che una spiaggia in Queensland è disparito. È sparita la spiaggia. È sparita la spiaggia in Australia. No, è stata mangiata dalla terra. Il mare se l'è mangiata. A sinkhole. Secondo me questo sistema... E anche un altro uomo a Indiana, in America... adesso lui è pleaded guilty. Come si dice questo? Oddio. Pleaded guilty. È colpevole di rubare 6 cervelli. Come? Sì. Allora, io mi fermerei qui, Mica, perché devi capire che il tuo telefono sceglie le notizie da darti in base alle cose che tu cerchi abitualmente. Certo. Quindi questo è lo specchio di quello che tu realmente cerchi sei. Un po' allora, di cazzate. Sarebbe potuto essere molto peggiore, diciamo così. È andata bene, o hai fatto già una censura.
Volevo ricordare una cosa importante: questa sera su Sky 1 alle 18.05, poi ci saranno altre repliche su Sky Arte, va in onda la... E questa no, domani sera. Domani? Domani, sì, domani, sì, domani, sì, sera. Domani, domani sera, sera. Perdonami, certo. Domani alle 18.05 va in onda la versione, diciamo così, condensata di, della ripresa di un tuo concerto di fine, sì, ottobre a Como, in teatro, sì. un concerto quale mi pare tu sinfonico tenga tanto. Con 90 musicisti dietro di me, è una cosa molto molto bella. Molto, e ci sono due versioni, questa è la versione più corta, mm-hmm, c'è un'altra più lunga, ma anche con errori. Ma quando, diciamo hai, così, fare perché... quando hai a che fare con 90 musicisti, sì, che controllo hai della situazione? Ma abbiamo perché abbiamo iniziato questo progetto a Montreal, è stato un progetto sviluppato dall'Orchestra Sinfonica di Montreal, che è sotto la direzione di Maestro Nagano, che è uno dei più grandi maestri in questo momento. Un anno e mezzo fa abbiamo lavorato per un anno, due anni fa abbiamo lavorato per un anno per fare gli arrangiamenti. Sono totalmente sinfonici, sembrano dei pezzi di MGM o dei film degli anni 50, certo. Ma è molto, che molto bello. Beh, molto deve essere bello. Emozionante. Domani sera questo. E c'è anche sera... la versione sull'album, il repack, è un doppio repack del mio album, e c'è tutto l'album di Montreal su questo repack. Questa sera invece alle 21, terz'ultima puntata di X Factor 2015. Sì, arriviamo verso la fine. Yeah. Luca deve cantare una canzone di Tiziano Ferro. Okay. So che tutti dicono non cantare Tiziano Ferro perché è molto pericoloso, perché non si può fare Tiziano Ferro. Perché Luca sta facendo Luca, è la sua incoscienza. Perché va basso, le basse sono pericolosissime, le basse. Ma lui è incosciente di tutto questo. Quanti anni ha Luca? Luca aveva 16 anni, una settimana fa, oggi ha 17. Dai, ti grazie, seguiamo. Grazie, è sempre bello averti con noi. Grazie. Grazie, caro. Ciao. A domani. Ciao. DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ.